Il pilota Yamaha Maverick Viñales è il più veloce dopo la seconda sessione di prove libere che precedono le qualifiche del Gran Premio delle Americhe di MotoGP. Ad Austin, Marquez, almeno per una volta, non è il re della pista. Il miglior tempo del connazionale, 2:03.857, giunge infatti al termine di una giornata che ne conferma grandi progressi. Viñales sopravanza proprio il campione uscente della Honda, che chiude a 44 millesimi di distanza. Marquez è a sua volta tallonato da Valentino Rossi, terzo, con 2:04.003, raramente nelle prime posizioni durante le prove libere. A seguire figura l'australiano Jack Miller su Ducati, solo undicesimo Andrea Dovizioso.